Con White Carrara si apre la stagione estiva della città, una manifestazione ricca di eventi con un calendario non solo artistico che si concluderà il 29 settembre prossimo. D'altronde questo è il periodo ideale per visitare anche le Cave di Marmo che ospitano a loro volta eventi culturali. Al centro il marmo bianco di Carrara, il cosiddetto statuario e il design che racconta lo stile italiano. In questa manifestazione forma e materia si incontrano in una singolare passeggiata che ci conduce en plein air, partendo dal MUDAC attraverso due mostre personali fino alla città, con itinerari che si prolungano idealmente per terminare nelle cave dove tutto nasce. E con l'occasione sono state anche prodotte nuove opere. Il curatore Domenico Raimondi ha citato alcuni numeri, 19 installazioni esterne, più una serie di oggetti quali lampade e poltroncine che non possono essere esposti en plein air, 30 designer compresi i 7 progetti realizzati dalle Belle Arti di Carrara al corso di design e dunque un rilievo internazionale con personaggi come Michele De Lucchi, Paolo Ulian o i fratelli Campana. Sono 30 le aziende del territorio coinvolte e non è facile far appassionare all'idea, al progetto, non solo alla produzione, coinvolgendole come protagoniste. Un peccato infatti che la città di Carrara non gode spesso di tutto quello che produce. In questo caso si è voluto dare un ampio respiro valorizzando il design, che è un modo per avvicinare la bellezza alla gente comune, alla nostra quotidianità. Cinzia Compalati, dirigente, ad aver seguito tutte le fasi esecutive e ad aver curato due mostre di arti visive. Questa è la novità dell'edizione 2024 di White Carrara. I protagonisti sono Paolo Cavinato e Gabriele Landi, scelti per l'assonanza nel loro lavoro con il design. Paolo Cavinato è una sorta di demiurgo che cerca di dare un ordine, una direzione al caos, mentre Gabriele Landi richiama nel suo lavoro forme sinuose che ricordano il design scultoreo. Il tema centrale alle loro spalle è stato dai due interpreti raccontato in modo estremamente diverso. Paolo Cavinato ci presenta un labirinto con la ricerca di una via d'uscita e le vie di fuga attraverso segnalazioni di direzioni e soprattutto la luce che usa quasi in modo caravaggesco sono una metafora dell'arte che ci guida verso la possibilità di una nuova apertura. Quanto invece a Gabriele Landi, egli è stato declinato dalla curatrice con tre parole: carta, ossimoro e colore, il rosa nello specifico. La carta sembra una scelta sui generis in una città come Carrara perché contrasta con la pesantezza del marmo, con la volumetria dello stesso, ma in realtà la carta è usata da Landi in modo scultoreo e l'ossimoro è molto presente nel suo lavoro, anche se in mostra lo è in modo sui generis. Questo lavoro che è alle mie spalle è stato fatto apposta per questa occasione. Il titolo è Alle montagne ed è un mio omaggio alla città di Carrara e alle montagne appunto che la circondano. Si tratta di fatto di un paesaggio ottenuto mediante un lavoro molto meticoloso, fatto in diversi mesi, partendo da un disegno geometrico, una scansione a griglia, che poi ho tagliato un po' come se fosse una specie di ricamo e che nel suo insieme ricorda appunto un paesaggio montano. In conclusione, l'amministrazione comunale ha sottolineato come White Carrara sia un gioco di squadra che vede protagoniste le istituzioni politiche, quelle produttive e quelle culturali del territorio e il focus è riportare l'attenzione su Carrara, farne una piazza di incontro culturale e ritrovare qui quel sapere che invece spesso è prodotto ma poi fugge dalla città. Thank you.